Beh, io sono appena arrivato a casa dal mare. Oggi ho fatto una giornata di puro relax e quindi ora non è più una cosa a caldo, no? Juventus-Inter è finita da più di 24 ore e quindi ho smaltito tutta quell'adrenalina che c'è stata dietro la partita. Quindi possiamo metterci qua e iniziare a ragionare con calma. Dico questo perché ieri sera ho registrato le pagelle, potete trovarle qui sopra nelle schede e ho fatto un piccolo sfogo inerente agli arbitri. E un ragazzo mi ha fatto un commento che mi ha fatto ragionare, che è stato: non mi è piaciuto tanto lo sfogo contro le persone che parlano degli arbitri, mi sarebbe piaciuto più un ragionamento. E quindi sì, ho deciso di dargli retta, aveva ragione. E quindi faccio un passo indietro, perché ogni tanto bisogna, ok? Fare un passo indietro. E cerco di dire la mia su tutta la questione arbitri e su tutte le polemiche che ci sono state in Juventus Inter. Ora, prima di tutto c'è OneFootball da scaricare qui sotto perché deve ancora giocare il Milan, però il Napoli oggi ha vinto a Firenze, quindi la Juve ha l'1% di possibilità di entrare in Champions League. Scaricate OneFootball per capire come sarà l'ultima giornata di Serie A, come sarà appunto il Milan stasera e come sarà la finale di Coppa Italia. 1% di possibilità è proprio per via del Napoli a Firenze. Io non ho assolutamente visto la partita, non ho visto niente, non ho visto azioni, non ho visto nulla. Ho letto che c'è stato qualche strascico anche qua a livello arbitrale e io sinceramente mi sono rotto le balle. Mi sono rotto le balle perché veramente è tremendo il modo che ha l'Italia di reagire di fronte a certe cose, di fronte a certe partite, cioè di fronte a certi episodi. Stellini, che ieri sera va in conferenza e dice certi episodi sono chiari di fronte a tutti. Beh, a me fa ridere. A me fa ridere perché certi episodi sono chiari e ieri è stata una partita decisa completamente dall'arbitro, dagli episodi, ok? Cosa dice Davom? Che ieri su 5 gol fatti, 4 sono stati controllati e convalidati, decisi dall'arbitro. Cazzo, e c'ha ragione. Il punto di fondo, signori, di tutta questa faccenda è che poi i tifosi vanno a senso unico. E non vi sto parlando dei tifosi anti-Juve che dicono che la Juve ruba. Io ieri ero in live su Twitch e a un certo punto mi tocca dire alla mia stessa utenza, tifosi juventini, ragazzi, smettetela per cortesia di parlare del rossa Bentancur. Perché guardavi la chat e non si parlava altro che del secondo giallo dato a Bentancur in una maniera che al 99% possiamo dirlo, un'espulsione inventata, un'espulsione che non ci stava assolutamente. E non si parlava di altro. Quello era, non si stava neanche più soffrendo, non si stava analizzando in modo razionale il fatto che la Juventus stesse giocando con il 2-1, con un uomo in meno, che si dovesse adesso pensare di fare un'altra partita contro l'Inter che stava spingendo. Era completamente andata via la partita, perché il pensiero dei tifosi della Juve in quel momento era: l'arbitro ha sbagliato, l'arbitro ha tirato un rosso, non ce lo meritavamo, l'arbitro ha rovinato la partita. E questo è un modo di pensare tremendo, lo condanno anche nella live reaction che ho fatto uscire qua su YouTube, pezzo su Instagram. Ragazzi, basta pensare agli arbitri. E poi alla fine i tifosi dell'Inter invece vanno a dire che, e i tifosi anche delle altre squadre, che è stata invece la Juventus ad avere il favore dell'arbitro, perché alla fine il fallo su Cuadrado da rigore non c'era. Io ieri nella reazione a caldo ho detto che il rigore era assolutamente certo al 100%, non ho avuto modo di vedere dei replay prima di quel video. Oggi, a freddo, vi posso dire che è un rigore che ci può stare, non che c'era al 100%, ma che ci può stare. Però c'è da fare anche un ragionamento inverso, no? Come ha arbitrato Calvarese? Qual è stata la gestione di Calvarese della partita? Perché a me sembra che Calvarese abbia avuto una gestione abbastanza lineare di quella che è stata la partita. Intanto partiamo dal presupposto: se Calvarese per la prima volta in carriera va a arbitrare un Juventus-Inter con l'Inter già campione d'Italia, un motivo c'è. Se non è mai stato disegnato per le partite di cartello, per i big match che vanno a decidere gli scudetti, un motivo c'è, ci deve essere. E lui l'ha approcciata nella maniera più cauta possibile. Ogni singolo episodio è andare a controllare. Io l'unica grande critica che posso fare a Calvarese, al di là dell'espulsione di Bentancur, che quella non la può andare a rivedere al VAR, è di non essere andato a rivedere al VAR anche il rigore della Juventus del 3-2 finale. Perché se ogni intervento in quel momento che poteva andare a vedere al VAR, e forse anche che non poteva andare a vedere al VAR, perché non è che ci puoi andare sempre, ed è stato richiamato anche in occasione dei primi due rigori, quando in realtà lui aveva preso tutt'altra decisione, e allora vai a rivedere anche quello. Se hai preso una linea, vai a vedere anche quella. Io non mi stancherò mai di dirlo, non mi stancherò mai di dirlo. Se abbiamo voluto il VAR e c'è il VAR,
Allora l'arbitro deve andare a vedere tutti, ma anche il fatto che tu non possa andare a vedere al VAR una seconda ammonizione per me è tremendo. Perché l'espulsione diretta sì e il secondo giallo che fa espellere no? Beh, il principio è sempre lo stesso. Vuoi perché sarebbe troppo tempo andare a vedere al VAR? Sì, ma anche ieri, ragazzi, quattro interruzioni per andare a vedere al VAR. La Juventus ha fatto 3-4 sostituzioni, l'Inter ha fatto 3-4 sostituzioni. Ci sono stati 3 minuti di recupero nel primo, 4 nel secondo, 7 minuti di recupero con 4 episodi al VAR che hanno fatto passare del tempo dalle 7 alle 8 sostituzioni, più i giocatori che rimanevano per terra, magari perdevano tempo, 7 minuti di recupero sono pochi se ci pensate. Ora, possiamo fare un passo indietro e ragionare sul fatto che gli arbitri, ok, come tanti calciatori, possono sbagliare, possono essere scarsi. Il fatto che ci sia il VAR, ok? Dopo anni che stiamo utilizzando il VAR, possiamo ritrovarci a dire che come è stato pensato il VAR all'epoca e come è stato usato in queste stagioni è una tipologia errata? Perché il VAR usato in questo modo fa schifo. Possiamo dircelo chiaramente che il VAR fa schifo, però il fatto che poi passi una partita nella quale la Juve gioca più di 35 minuti con un uomo in meno per un'espulsione che non c'è e che il messaggio di fondo è che la Juventus ha rubato la partita, sinceramente ragazzi, a me mi cadono anche un po' i coglioni. Ve lo dico proprio tranquillamente, mi fa passare la voglia di mettermi qua a parlare di calcio, perché poi guardo Sky, la prima domanda che fanno a quello dell'Inter, a quello della Juve, al commentatore, a chiunque passa è: ma secondo te quello era rigore? Secondo te quello era espulsione? Secondo te l'arbitro qua cosa ha fatto? Porca puttana, c'è stata una partita, signori, in cui la Juventus non ha mai tirato fuori i coglioni come ieri, chi ha resistito, ha fatto le scalate giuste, ha lottato con grinta, con cuore. E andiamo a parlare del VAR. Cioè, Brozovic va a farmi un post. Allora, ragazzi, se vogliamo crescere, non è questa la strada. Cioè, mi dispiace, non è questa la strada. Ve ne dico un'altra ancora. Perché il fatto che, dopo che Calvarese ha usato un metro di giudizio molto simile e lineare per tutta la partita, ok? Non vado a rivederlo. Sì, è grave, però il fallo di Cuadrado da rigore, di tutti e tre, è il più clamoroso. È inutile che stiamo qua a prenderci per il culo. Anche il fatto che mi dicono è fallo di Cuadrado, non è mai fallo di Cuadrado, ragazzi. Semmai Cuadrado cerca il fallo, striscia la gamba, va a cercare il contatto. Quello sì. È il primo calciatore al mondo Cuadrado che fa una roba del genere? O Chiellini è il primo difensore al mondo che prova a chiamare il fallo in attacco quando subisce gol? Allora, io mi ricordo il momento in cui noi col Porto avevamo Pepe che stava per terra ogni 2 minuti, veniva idolatrato. Come noi idolatriamo Chiellini, come l'Inter idolatrava Materazzi quando faceva robe di questo tipo, come Sergio Busquets si è beccato il figlio di puttana quando guardava con l'occhio così. E allora il metro di giudizio deve essere sempre uguale, non a differenza del fatto che uno veste una maglia oppure un'altra. Se quello è un atteggiamento da condannare, Chiellini che chiama il fallo, Cuadrado che si butta, ok, se quello è un atteggiamento da condannare, lo è da condannare sempre, non quando lo fa un determinato giocatore di una determinata squadra. Ve ne dico un'altra ancora. Perché mi sono anche rotto i coglioni di affrontare le polemiche nel mezzo del campionato. A 2 giornate dalla fine, se il sistema della VAR non funziona e se gli arbitri stanno utilizzando un sistema che non funziona, non ce ne dobbiamo accorgere a 2 giornate dalla fine solo quando gioca la Juve. Perché quest'anno tante volte la Juventus ha avuto degli episodi che non sono andati nel verso giusto a livello arbitrale. E quante volte mi avete sentito parlare di questa cosa? Una e una sola, con la Fiorentina, perché era stata una partita un po' strana. Basta! L'unica volta in cui mi sono permesso di dire e neanche di far polemica, permesso di dire: guardate che secondo me la direzione arbitrale per la prima volta stasera mi sento di dire che non sia stata impeccabile, ce ne sono stati tanti altri di episodi nei quali sono stato zitto, zitto, muto. Muto perché il calcio è anche fatto di queste cose qua. È inutile che mi venite a dire: ah, a te non pare degli arbitri perché ti fa comodo. Ragazzi, la Juventus, ve lo ripeto, ha l'1% di possibilità di arrivare in Champions League. 99% ci va il Napoli e il Milan. Ed è giusto che ci vadano il Napoli e il Milan, perché per la rosa della Juve non ha senso che l'ultima giornata devi andare a sperare che gli altri perdano punti perché così li fai te. Per quella che è la Juventus, la rosa della Juventus, e il modo di giocare della Juventus, non ha senso. Ci meritiamo l'Europa League. E non ve lo dico da oggi, ve lo dico da un po'. Finita lì, tutte le polemiche che poi si vogliono costruire sopra, costruiamole, ma non miglioreremo. E ve ne dico un'altra ancora, ve ne dico un'altra ancora, perché come vi ho già detto, non è a 2 giornate dalla fine che vanno fatti questi ragionamenti. Allora, si inizia una nuova stagione, manca un'ultima giornata e mezza di Serie A praticamente, poi si conclude questa stagione. Il fatto che poi in Europa, la Premier League, prendiamo la Premier League, no? Come metro di giudizio, il campionato più bello del mondo.
il modo di arbitrare all'inglese, dove non si fischiano i falli, si fa giocare. Noi abbiamo delle squadre che di tempo di gioco effettivo su 90 minuti, ne giocano 30, 60, a dir tanto, 45, perché tutto il resto è palla lunga, non c'è il tempo effettivo nel calcio, giocatore per terra, si perde tempo per proteggere un pareggio, per proteggere un gol magari fatto di culo su rigore, su un calcio d'angolo. Perché? Perché ormai questo è il modo di giocare in Italia. Il fatto anche che Cuadrado e tanti giocatori come Cuadrado vadano a cercare il contatto e si buttino per terra, sapete perché lo fanno? Perché in Italia, ormai in Italia in generale, non vi sto parlando della Juventus, in Italia il metro di giudizio, l'arbitrato, il modo di dirigere una gara è questo. E i giocatori sanno che se fanno un certo tipo di caduta verso, viene fischiato il fallo. Ma ragazzi, ma stiamo davvero facendo questo discorso? Io gioco negli amatori, ma sapete quante volte mi butto per terra e urlo? Sapete, ragazzi, quante volte l'anziano della squadra, l'allenatore della squadra, ti dice non stare su, buttati e prendi il fallo. Ma stiamo davvero facendo un discorso di questo tipo? E se tutte le volte che ti butti e urli prendi il fallo, lo fai. Però, c'è un però. Se vogliamo toglierla, questa cosa, che è un brutto esempio, è un esempio tremendo, ma il calcio, ragazzi, è sempre stata questa roba qua, eh. Non ci svegliamo mica adesso, ci svegliamo adesso dicendo che il calcio prima è sempre stato pulito, non c'è il giocatore che si butta e urla. O non abbiamo mai guardato il calcio, o non abbiamo mai giocato a calcio, o siamo ipocriti con noi stessi. Quindi il modo di togliere questa roba è fare un tipo di reazione di gara all'inglese. Questo è il modo più normale per togliere queste brutte abitudini, per far allungare il tempo di gioco, tempo effettivo di gioco, perché se poi andiamo a fare determinate competizioni in cui andiamo a scontrarci con squadre di quel tipo lì che sono abituate a giocare, loro sono abituate a giocare, noi magari siamo abituati a cadere, a buttarci per terra, a urlare, il fallo non ce lo fischiano, magari noi con l'uomo per terra prendiamo gol e poi protestiamo dopo. Perché siamo sempre più bravi a protestare, siamo sempre più bravi a chiacchierare, siamo sempre più bravi a lamentarci piuttosto che cercare di migliorarci. E questo è un problema che comprende tutto il movimento calcistico italiano, non comprende la Juventus. Non prendiamoci per il culo, perché tutte le giornate ci sono degli errori arbitrali e c'è una squadra che ne sta beneficiando e una squadra che invece è stata penalizzata dalla direzione arbitrale. E non mi rompete i coglioni, davvero non mi rompete i coglioni dicendo che è solo la Juventus che fa questa cosa qua. Veramente non mi rompete i coglioni in una stagione in cui la Juventus arriverà quinta ed è giusto che arriverà quinta. Veramente non mi rompete i coglioni, perché non siete onesti con voi stessi. O non siete onesti con voi stessi, oppure ora che iniziate ad aprire gli occhi e guardare anche tutte le altre e a capire che è anche colpa nostra italiani, nostra di tifosi anche, di calciatori, anche a livello dilettantistico. Perché se si vuole cambiare, si parte con delle regole, con un certo modo di dirigere le partite da inizio anno. Perché non è che è sempre andato bene, però a due giornate dalla fine non va bene perché la Juve gioca con l'Inter. È tutto l'anno, è sempre andata così, ed è sempre andata bene, ma se è la Juve che c'è in mezzo, allora non va bene. Iniziate a ragionare sul fatto che deve essere univoco per tutti, al di là della maglia che si veste. Perché il fallo di Chiellini, io me lo ricordo quando fu fischiato al contrario in Champions, Juventus e Real Madrid, il rigore di ieri dell'1-0. E mi dissero, in Europa ogni contatto è rigore, bisogna abituarsi, che non è mica come in Italia. Ora in Italia ogni contatto è rigore perché c'è il VAR, però quello non lo è più. Perché mi è capitato di sentire e di leggere che quello non può essere mai rigore, perché allora sono tutti rigori. E allora sono tutti rigori. Perché anche il fallo di Lautaro Martinez, allora. Vai a vederlo al VAR, c'è il contatto, e il contatto c'è, allora è rigore. Però Lautaro non era neanche in possesso del pallone. E Lautaro non si tuffa? No, non si butta e non urla Lautaro? Lo fa solo Cuadrado? Andate a rivedere al rallenti. De Ligt gli prende, gli toglie la scarpa, impatta col pallone, passa un secondo, poi Lautaro si accorge che è stato toccato, allora urla e va giù. E quello però è rigore? Perché se la Juventus è rubato, allora non fai fischiare quel rigore lì. Che al VAR c'è, contatto di gioco no, ed è inutile che Del Piero e Costa Curta mi dicano vent'anni fa non era rigore, vent'anni fa non c'era il VAR. Se allora lo vai a rivedere, ogni contatto che vedi al VAR è rigore. Cioè da qua non si scappa. È diventata molto molto semplice la situazione. Se la vai a vedere al VAR e c'è il contatto, fischi rigore. E non parlatemi di intensità. Perché Darmian non può marcare uno abbracciandolo, togliendogli il tempo. De Ligt non può togliere la scarpa a un altro. Perisic, se Cuadrado gli va a prendere la gamba dopo averlo saltato e Cuadrado va giù, tutte e tre,
tutte e tre, per quanto dubbi al limite, tutti e tre, con lo stesso principio con cui è stata arbitrata quella partita di 90 minuti, sono tutti e tre rigori. Inutile che stiamo qua a prenderci per il culo. Poi anche il fatto che Bentancur il primo giallo lo prende a palla lontana, con l'Inter che ha già fatto l'azione, ha già sviluppato, un giallo di merda, che anche lì ci può stare come non ci può stare, delle due andiamo a raggiungere. Mi avrebbe dato meno fastidio la protesta sull'eventuale doppio giallo a Kulusevski del primo tempo. Quella sì. Ma poi ho letto polemiche sulla rovesciata di Lautaro a gioco fermo. Ma ragazzi, ma cioè, allora se vogliamo prendere gli episodi a spot, siamo bravi tutti. Se vogliamo prendere solo gli episodi a spot, siamo bravi tutti. Allora io tolgo tutti gli episodi della Juventus e dico solo che l'Inter mi ha rubato la partita perché il rigore di Lautaro non c'era e perché il rosso di Bentancur non c'era. Se vogliamo ragionare così e non vogliamo migliorare noi in principio, ma è un procedimento lungo, eh? E ve lo dice uno, lo torno a dire, che nel momento esatto in cui la Juve è in vantaggio per 2-1 con un uomo in meno, deve zittire i tifosi della Juventus perché parlano solo dell'arbitro. E già il fatto di dovermi mettere qua a parlare dell'arbitro, non avete idea di quanto mi faccia male. Perché è un movimento che è tremendo. Ci sono dei quotidiani che vendono solo per le moviole. Io mi ricordo che c'erano dei programmi solo sulle moviole, in cui la gente era a vedere solo le moviole. E di calcio non si parlava mai. Perché è più facile fare la chiacchierata, è più facile dire la minchiata, è più facile riferirsi a un episodio. In malafede io, che sono stato al mare tutt'oggi e non ho visto la partita, sarei potuto entrare qua semplicemente dicendo, su Twitter ho letto che il rigore del Napoli non c'era, Napoli ha rubato. Sarebbe stata una roba intelligente, secondo voi, da parte mia mettermi a fare un ragionamento di questo tipo? O ancora, come vi dicevo, l'Inter ieri ha rubato perché il rosso di Bentancur non c'era e la Juve ha giocato quasi un tempo con un uomo in meno, quindi l'Inter ha rubato. È una cosa intelligente? È una cosa da persone che vogliono tagliarla corta. E ve lo ripeto, quanti anni di calcio avete fatto o visto nella vostra vita? E quante volte c'è stata una squadra penalizzata dagli arbitri e una no? E ve lo torno a dire, quest'anno la Juventus non è stata assolutamente aiutata dagli arbitri. Ve lo posso garantire, perché in più di un'occasione finiva la partita e ci ripensavo e dicevo, figa però. Ma non è mio interesse venire davanti a una telecamera e parlare degli arbitri. E infatti odio tremendamente quando poi succedono delle partite del genere. E ve lo torno a dire, ci sono stati episodi da una parte e dall'altra. E alla fine passa solo per la Juventus la squadra aiutata. Però è un movimento che va cambiato, ragazzi, è un modo di pensare che va cambiato veramente negli anni, col tempo, a partire da quelli che decidono veramente, da Rizzoli e da tutta la direzione degli arbitri in Italia, dall'AIA. Bisogna dare una scossa, bisogna cambiare questo regolamento del VAR, che è tremendo, è orripilante, non può funzionare così. Mettiamo la falco, mettiamo le chiamate, perché questo non è calcio. E dobbiamo accettare il fatto che adesso il calcio è così. E se vanno al VAR e c'è un contatto è rigore. E bisogna accettarlo, perché il calcio è diventato questo. Però non possiamo svegliarci a intermittenza. Non possiamo svegliarci solo quando la nostra squadra subisce e quando la nostra squadra invece ne beneficia, tutto a posto. O stiamo zitti sempre o ne parliamo sempre.